Oggi sono quasi emozionato a giocare a Qui si quizza, perché oggi, puntata speciale, chi si sfida e chi vince avrà la possibilità di portarsi a casa ben 378.000 cosi. 378.000. Eh? I cosi, dai, quelli che ci... Buongiorno, ha risposto al telefono, io vi volevo fermare per invitarvi a partecipare a un gioco, buongiorno. Un gioco? È un gioco a premi, sono 5 domande, un quiz TV, si vince subito un premio, se accettate giochiamo immediatamente. Basta che non mi chiedi qualcosa sul Festival di Sanremo. Non chiedo nulla sul Festival di Sanremo, accetta? Dimmi pure. Benissimo, accettato, l'abbiamo trovata. Ho promesso di non fare domande sul Festival di Sanremo e abbiamo trovato anche il concorrente di Gabriella. Il concorrente che sfida Gabriella si chiama Giampiero, che ha fatto finta di fare una telefonata per scappare, poi l'abbiamo intercettato per poter giocare con noi. Allora, Gabriella Giampiero, sono 5 domande, chi risponde correttamente al maggior numero di domande vince un premio subito dalla nostra bici. Nessuna figuraccia, perché non ci sono festival e domande sul festival, quindi di cosa vi occupate nella vita? Io faccio la cuoca. Cuoca? Ristorante, hotel? In un ospedale. Ospedale, bello. E Giampiero? Impiegato. Impiegato. Generico. Benissimo. Allora, se siete pronti, partiamo. Siamo. Chissà se ci sono domande su Sanremo. Chissà. No. Allora, in quale stagione si svolge Sogno di una notte di mezz'estate? Si prenota subito Gabriella. Estate. In quale stagione? Certo, estate. No, non si svolge in estate. Quindi Giampiero, se vuole, può rispondere. C'erano le tre alternative, non le avete ascoltate. Giampiero può ascoltare le tre alternative: primavera, estate e autunno. Autunno. No, neanche, no. Hai ragione. No, purtroppo era rimasta solo primavera, quindi era primavera. Dovevamo andare ad esclusione. Esclusione, ma non lo so. Comunque è vero, poteva. Ho pensato all'estate. Eh no, purtroppo questa domanda annullata. Come? Adesso sto più attenta, aspetto le opzioni. Ok. Ci sono sempre? Ci sono sempre in tutte le domande tre opzioni. Poi vi chiedo anche questa cosa, siete di Rimini? Sì. Sì. Perché una domanda è dedicata alla città di Rimini. Quindi sicuramente tra le cinque una è dedicata alla città di Rimini e tra poco ci arriveremo, ok? Domanda. Allora, non so come si pronuncia correttamente, ma è scritto Boise. Boise. È la capitale di quale stato degli USA? Il Nevada, lo Utah o l'Idaho? Vediamo chi si prenota per primo. Si prenota Gabriella Nevada. E Gabriella Nevada se l'ha inventata male, perché non è la risposta giusta. Quindi può rispondere Giampiero. Ti ripeto, Nevada, Utah o Idaho? L'Idaho. Idaho. E Giampiero la sapeva, era Idaho. Complimenti. No, complimenti. Dobbiamo capire bene come si pronuncia, perché sarà Boise. Va bene, terza domanda, dedicata più che alla città di Rimini, forse a una tradizione un po', una leggenda romagnola. I giorni della merla, chiamati così per un'antica leggenda romagnola dove il merlo era uscito, ma ancora, sono quando? 1, 2, 3 gennaio, 14, 15, 16 gennaio o 29, 30 e 31 gennaio? Si è prenotato prima Giampiero questa volta. Gli ultimi tre, quindi 29, 30, 31 gennaio, la diamo per buona? Confermo. Confermiamo. Ah sì? Sì, sì. Quindi è per quello che sapevi anche la leggenda della merla che era uscita dal nido. Ma chissà, la leggenda si ha a che fare con la candelora quando arriva, Allora me l'ero un po' studiato. Poi non ci ho fatto caso, ma erano veramente più freddi quest'anno? E io a me non è sembrato così freddo, anzi era abbastanza garbino, ti dirò, quindi adesso... Forse non era proprio come oggi, che si sta bene con questo sole. Però la primavera dovrebbe arrivare per te. Allora, Gabriella, se Giampiero indovina un'altra domanda, ha vinto. Mi ha fregato. Giampiero, state a decidere. Siete sposati? Siete... Perfetto, allora Giampiero, qui si litiga, Si litiga... Non si fanno prigionieri. Non si fanno prigionieri. Allora, io non so veramente... Ah, potrei fare questa domanda qui. Informatica.
più che informatica, tastiere dei computer. Ok? Va bene, tastiere. Vabbè, tastiere. Le lettere a destra della lettera L sulla vostra tastiera del PC, quali sono? O accentata, A accentata, U accentata, punto, virgola, punto e virgola, oppure B, N, M? Ah, questa non è facile, eh? Non si è prenotato nessuno, quindi aspettiamo. Potete ragionare, provate a fare mente locale sulla tastiera del computer. Non si potrebbe guardare sulla tastiera. La prima forse. La prima forse. La prima forse. La prima quindi era A, O accentata, A accentata. E la prima è giusta. Complimenti. Una, almeno infatti, una. Infatti, perché non ci pensiamo mai, poi dopo magari viene in automatico pensare. Ho capito, ma in effetti le altre erano sotto. Fa la cuoca, quindi non lavora direttamente con un computer, ma le sa proprio. Però la tastiera da telefono la conosce. La conosce. Allora, andiamo con un'altra domanda a questo punto. Giampiero, se la fai, vinci. Dai, vinci. Qual è il paese più a nord dell'America del Sud? La Colombia, il Messico, il Brasile. Si prenota Giampiero. La Colombia. La Colombia. Colombia, vediamo se è la Colombia. È la Colombia. Geografia, quindi con tre risposte giuste per Giampiero e purtroppo una sola per Gabriella, vince Giampiero, complimenti. Va bene, grazie. Comunque, complimenti. Quindi litigate dopo? Certo, direi. In pescheria. Allora, facciamo così, Giampiero, puoi estrarre il premio dalla nostra bici speciale, c'è un talloncino, e puoi leggerlo ai nostri amici a casa. Due biglietti per la stagione teatrale del cinema moderno Savignano sul Rubicone. Perfetto, quindi se vuoi puoi portarla. Guarda che se no, è un... questo è pilotato perché lei è di... teatrale. E lei è teatrale? Ma tu gliela puoi regalare. Sì, ma sono già regalati. Sono già regalati, perfetto. Allora, un'amica con cui andare sicuramente. Ma certo, volentieri. Mentre tu a casa studi la tastiera. Assolutamente. Mi raccomando, che è l'unica che ho risposto. Complimenti. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Grazie a voi. Noi torniamo domani con una nuova puntata. Ciao Gabriella, grazie. Ciao.